pochi ma buoni, possiamo dire, anzi ma buoni, possiamo dire per quanto riguarda il pubblico venuto da Bellarde. Eccola qua, la protesta del gruppo Vandelli, un buco lasciato in curva sud, la protesta contro quella carica inopportuna e ingiusta che la polizia di Viareggio ha fatto contro di loro. Poi, dal decimo minuto, tutti con la maglietta nera, senza mai un coro offensivo verso le forze dell'ordine. Andiamoci a vedere subito la partita. Cross di Anderson, ottavo minuto, Pelatti di testa, pallone che sorvola la traversa. Tredicesimo, ancora il cross di Anderson, questa volta dalla parte opposta. E Zini ha un pallone d'oro, il suo colpo di testa termina di poco sopra la traversa. Zini perde palla, Gomez se ne va sulla tre quarti, carica al destro, pallone dai 20 metri, un tiro che termina sul fondo, non inserisce più di tanto Ambrosio. Bello questo pallone di Alessi per Catellani, si libera bene ma calcio di esterno sinistro, pallone che termina sopra la traversa. Guardate Stefani, invece di passare a Zini mette un assist per D'Andria, Zini con il corpo salva e poi Caselli va a contrastare sul pallone. Il gol della Reggiana arriva da questa iniziativa di Anderson. Alessi, Grieco morbido per Pelatti che rientra dalla posizione di fuorigioco, poi lo andremo a vedere successivamente. Pelatti che scatta dalla posizione regolare e metà vanno ad abbracciare Pelatti e metà vanno a picchiare in senso di congratulazioni. Vito Grieco e poi Pelatti ringrazia Grieco. Importantissimo il suo assist, però permetteteci, poi ne riparleremo, ma è importante anche quello che ha fatto Pelatti, perché la palla gol ha avuto il Bellaria con D'Andria, l'ha sbagliato, Pelatti invece ha avuto la palla gol e l'ha messa dentro. La posizione di Chiavarini non preoccupa Ambrosio ed ora attenzione, Grieco recupera il pallone, prova il lancio per Pelatti, forse è corto, forse. Il tocco di testa però è di Luca Cascioli e Pelatti ringrazia l'avversario di questo splendido assist e chiude il primo tempo sul punteggio di 2-0. Non ha giocato bene la Reggiana, ma ha avuto 2-3 occasioni, le ha sfruttate, cosa che non ha fatto il Bellaria. Squadra cinica, direbbe qualcheduno, non serve a niente tutto questo. L'importante è trasformare le palle gol che ti capita. 2-0 e adesso la ripresa. Parte D'Andria, l'apertura di Zanardo, il pallone termina sull'esterno della rete. Sesto minuto, cross di Anderson, di piatto sinistro ci va Catellani cercando la precisione, pallone che termina invece sul fondo. Guardate il movimento di Catellani, piatto sinistro sul fondo, non riesce a chiudere abbastanza. Zanardo, il pallone termina sul fondo, cross di Maschio, testa di Pelatti, il portiere Spitoni si trova il pallone lì. Sedicesimo, attenzione, triangolo D'Andria, Matteo Camillini, D'Andria entra in area, salta Caselli e sull'uscita di Ambrosio va a toccare sotto il pallone. Che bravo oggi Giovanni D'Andria, classe 1985. Guardate, salta Caselli, entra in area di rigore, tocca sotto sull'uscita di Ambrosio. Attenzione, inizia lo show di Ruffini e di Cingolani. Ruffini, grande botta dai 25 metri. Ruffini al volo, bella azione. Zini, Pelatti, Maschio, Catellani, Maschio e dalla parte opposta Ruffini. La più bella azione della partita è questa. 28esimo Ruffini, polso con le mani. Cingolani, Pelatti, grande sinistro. Pelatti quando ribatte è in fuorigioco. Bella azione anche questa. La Reggiana cerca il gol della tranquillità ma non lo trova e rischia magari qualche cosa. Grieco, Cingolani, accelera, in mezzo a due Catellani e il pallone termina sul fondo facendo veramente gridare al gol tutto lo stadio. Che impatto che ha avuto Nicola Cingolani con la gara, veramente devastante, apre la difesa del Bellaria, il tocco a seguire, arriva Catellani, pallone fuori di un non nulla. Trentesimo, Ruffini, assist, splendido, veramente questo per Catellani, Grieco, Ruffini, il tocco, Catellani controlla, il pallone sembra quasi rimbalzargli male, state a vedere, e lui calcia male. Guardate il pallone che rimane lì, ha un
Cingolani dice: adesso ci provo io da solo, ne salta un paio, entra in area di rigore, si fa vedere Pelatti, il portiere ci mette una mano, il pallone terra. La partita termina sul 2-1 e si ripete quel rito per me molto bello di salutare la curva sud e poi ritrovarsi, riunirsi e andare a salutare anche la tribuna, perché diciamo la verità è uno stadio intero che ti fa reggere.